Quali sono le priorità da fare subito, parlando del governo, sul tema Expo? Dare i poteri a Cantone veri e non solo quelli che ha l'autorità, e cioè di chiedere informazioni. Dare i poteri di investigativi per prevenire forme di corruzione. Questo abbiamo chiesto al governo e mi auguro davvero che nella giornata di oggi il governo provveda con un decreto. Se lo farà saremo tutti più tranquilli, se non lo farà sarà una decisione inspiegabile, perché francamente la strada è quella lì. Compete al governo, una decisione che deve prendere il governo, mi auguro davvero che ascolti la voce che viene dalla Lombardia. Io gli ho detto quali, ho detto a Renzi la mia opinione, quali poteri deve dare, quelli previsti dal codice di procedura penale, l'articolo 118 e 118 bis, cioè poteri di verificare con i poteri della magistratura le situazioni, altrimenti sarà inutile. Se si limita a chiedere informazioni non si riesce a prevenire, non si riuscirebbero a prevenire questi fenomeni. Quelli sono i poteri che deve dare, dopodiché c'è la questione gli appalti dati, se devono essere revocati o no, ma Expo si occupa il governo. Io ho parlato l'altro ieri con il dottor Cantone sull'appalto più importante che è in ballo in Regione Lombardia, che è quello della Città della Salute di Sesto. Abbiamo discusso a lungo se l'inchiesta in corso richiedesse un annullamento della gara e un rifacimento di tutto. Abbiamo convenuto che non è necessario farlo, ci sono le garanzie per continuare ed è una buona notizia. Nomineremo presto una commissione aggiudicatrice secondo i criteri che abbiamo definito con il dottor Cantone, che sono la massima trasparenza e la garanzia che la gara sarà fatta in modo assolutamente regolare. Mi interessa la collaborazione con la sua agenzia, perché io voglio garantire il pieno e totale rispetto di ogni norma di legge, del codice etico in tutti gli appalti che faremo. Questa collaborazione è iniziata e sono molto soddisfatto di come sta procedendo.